voglio calore, voglio persone di... Allora, raga, andiamo ad aprire i pacchi. Con cosa inizio? Con il Digit Movies o con i miei? Iniziamo con Digit. Non ho nessun tipo di attrezzo per aprirla, quindi spero che di farcela. Digit fa dei pacchetti, io credo che anche per le vendite siano top. Potresti scagliarlo dalla finestra per quanto è imbottito. Quindi tanti complimenti a Digit. Un po' di ASMR sul microfono. Plastica bolle. Stappo bottiglie. Beh, i film li sapete. Ne abbiamo visti. Aspettate che faccio una roba. Plastica bolle, che bambino scemo che sono. Plastica bolle, raga, plastica bolle. Allora, vediamo. Saint-Ange, Pascal Ager. Scusate se faccio un po' il pirla. Pascal Ager, Saint-Ange, ogni casa nasconde i suoi segreti. Tac, 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 tac. Lo apriamo? Ah, mi è rimasto incastrato. Ogni tanto mi succede. Mettiamo al sottofondo così. Mi servirebbe un mixer. Vediamolo insieme. Tac. Molto elegante. E via. Pascal Ager. Top, ragazzi, è uno bravo. Pascal Ager è uno bravo. I film sono fighi. Questo non l'ho visto, lo vedremo. Abbiamo visto i trailer l'altra volta. Oh, va che bel che l'è. Father's Day. Blu-ray. Lo apro. Questo non è molto igienico, questa cosa che faccio. Soprattutto di questi tempi. Non dovrei farlo, forse. Però l'ho fatto. Father's Day. Della Troma. Per la collana Tromaland. La collana Tromaland. Secondo me entrerà nella storia. Perché non è che questa Troma qua è insomma... È difficile importare questi film, non è che come importare Spider-Man, no? Top, toppissimo. Vediamo se si vede di più così. Ok, no, non si vede di più, fa schifo. E questo è il retro. C'ha due dischi, perché uno probabilmente è pieno zeppo di contenuti extra. Sant'Angelo lo vorrei. Poi metto i link, poi... Ve li metto subito i link. Facciamo vendita in diretta. Amazon. Facciamo vendita in diretta. Saint-Ange. DVD. Blu-ray o DVD? Blu-ray o DVD? Blu-ray. Lo metto in chat. Minchia, che quanto sono efficiente, ragazzi. Efficiente e deficiente anche. Saint-Ange. Blu-ray questo. Messo in chat per chi lo vuole comprare. Poi dopo ve li pubblico anche nel... Vabbè, poi quando li recensisco li... Poi dopo chiaramente vi faccio sapere anche i link. Father's Day ha una botta di contenuti speciali, infatti c'è un disco in più. Vediamo cosa le mie povere corne cosa riescono a leggere.
C'è lo short film originale, per cui penso quello da cui è tratto, di 3 minuti e 30, e 37, le scene tagliate. Chris Fuchman Makeup Tutorial, carino. The Iron FX Tutorial, fighissimo, che ci siano un po' di behind the scene con la preparazione degli effetti speciali. An Evening with the Dude Design, non so cosa sia, Tromaland, il trailer della collana, fantastico. Cortometraggi The Astron 6, Fat Adam, Haunted, Inferno of the Dead, ma che figata, è pieno di cortometraggi. Insaneofenia, Christmas, Sebastian ed Alan, Extreme Ghost Killer, You Are Dead. No, vabbè, questa è una notizia bomba, ragazzi, questa è una notizia bomba. All'interno ci sono i cortometraggi appunto di questa Astro 6, perdonate l'ignoranza, non so se è la casa o è uno pseudonimo, per cui Astro 6 sarà una casa di produzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cortometraggi, più una botta di contenuti speciali e il film Father's Day. Direi che questa è un'uscita toppissima. Toppissima per chi è amante di questo genere imperdibile. Poi veniamo ai tre dell'Apocalisse, i tre film, la trilogia action pulp, forse un po' pulp, un po' estrema. Non ve li metto in ordine perché non mi ricordo l'ordine. Li apro uno a uno. Beyond Fury. Marchio di fabbrica, aprire i film con i denti, è il mio marchio di fabbrica, lo sapete. Beyond Fury, una vendetta epica. Ah, questo è quello dove c'è Giovanni Radice. Spasmo Bagni è la collana. Spasmo Bagni. Di solito qua ci sono i film che non sono prettamente horror, ma sono estremamente splatter, violenti. Contenuti speciali c'è un dietro le quinte, The Crime Trilogy e il trailer. Quindi c'è qualcosa anche nei DVD. Le cover sono dell'acclamatissimo ormai Giorgio Credaro, che è un ragazzo giovane, ma ammazza, è già una star secondo me, perché comunque si è fatto riconoscere, si è fatto conoscere con delle... Cioè io dico, c'è un grande lavoro di editing dietro questi prodotti, però veramente bisogna dire che buona parte del successo è anche legato alle cover. Per me è così, perché le cover ti attraggono. Cioè, io ci sono dei film che magari non ritengo belli, ma che sono felice di avere in collezione perché hanno le cover di Credaro. Credaro, se mi senti, mandami un disegno autografato, così me lo appendo nello studio. Visto che ti faccio pubblicità, no, faccio pubblicità perché è giusto che si parli di bravura. E qua di bravura ce n'è. C'è molta bravura sia nel disegno che anche negli accostamenti grafici, colori. Grafica, lui fa tutto, fa le impaginazioni. Si è fatto un gran mazzo in questi anni, eh. Credo che anche questo lo abbia aiutato a crescere molto come disegnatore, come grafico, come disegnatore. Vediamo Sudden Fury. Tutto sparatorie, torture, ho visto delle cose splatterosissime. Ma è secondo me una grande mossa che Digit Movies l'abbia fatto uscire la trilogia tutta insieme. Questa è una grande mossa, veramente. Ha veramente reso felici quelli che conoscevano il... Ah, non vi ho fatto vedere l'interno dell'altro, ma ve lo farò vedere. Schizzi di sangue. Sotto qua c'è anche un poveretto che sta schioppando. Oh, qua è rimasto un po' di... Oh no, è rotta. Mannaggia, mannaggia, questa è proprio una brutta notizia. Questa è una bruttissima notizia. La mia edizione è rotta. Vabbè.
Non è una bella cosa, però è rotta la custodia. È stata spaccata, fanculo. Sono molto dispiaciuto per questo. Vabbè, succede, dai. Chiaramente se siete clienti potete chiedere di sostituirvela, io credo. Io non essendo cliente non l'ho pagata, non chiederò assolutamente di sostituirmela, anzi li ringrazio comunque. Qua farò una piccola riparazione. Adesso qua non si vede, cioè è un po' rotto qua la plastica e c'è anche la carta bucata, però io metterò a posto cambio la marai che ce ne ho un po' e basta. Però voi se siete clienti sappiate che potete tranquillamente con tutta la serenità del mondo chiedere la sostituzione. Capita a tutti, mi è capitato con Eagle Picture, con Midnight. Purtroppo il mondo della spedizione ha anche questi piccoli momenti di disgrazia. È così. Vediamo l'ultimo della trilogia, cioè non l'ultimo, adesso non mi ricordo che ordine avessero. A Day of Violence, Darren Ward, che è sempre il regista di tutti e tre i film. Qua anche qua c'è il dietro le quinte, mi piace molto questa cosa che ci sia il dietro le quinte. Figata. Cosa? Questi tre film? Dai, sono proprio curioso di vedere se sono divertenti. Dal trailer mi sembra di sì, perché sono la classica roba un po' pulp, violenta, sparatorie, con scene di torture e uccisioni veramente estremissime. Al limite proprio. Sono horror praticamente. Cioè, nell'atto di uccidere sono horror le scene. Poi passiamo a un acquisto off-topissimo, nel senso che è un film non horror, però l'ho comprato io su Amazon, vi faccio vedere che lo apro in diretta, non vi faccio vedere di più perché c'è l'indirizzo. Opla. Ah no, ce ne sono due qua dentro. Allora, questo è un film, io ogni tanto cosa faccio? Vado su Amazon. E, oltre a guardare le offerte, scusate, mi prendo un po' il naso. Oltre a guardare le offerte, guardo anche. Poi metto tutti i film e metto dal più economico e guardo se c'è qualche film che è stato abbassato di brutto. Questo l'ho pagato 2 euro. È nuovo, di pacca. È un gotico un po' di altri tempi. Vediamo, del 73. Si chiama Le Vergini Cavalcano la Morte. E l'ho comprato proprio perché era a 2 euro, però prima di comprarlo, giusto per non comprare qualsiasi cosa, la qualunque, ho chiesto al mio amico Roberto D'Onofrio, che lui è, diciamo, ne ha visti di film horror, non come me. Io ho detto, senti, ma com'è questo? E lui mi ha detto, guarda, c'è di meglio, però è comunque un buon film, gotico, horror. E mi sembra che, siccome c'è la contessa Elizabeth Bathory, penso che racconti un po' le vicende di questa pazza che faceva il bagno, una tizia realmente esistita, uccideva le vergini col sangue, si faceva il bagno perché credeva che questo la mantenesse giovane. Ma sei pazza, sei pazza, sei. E poi dopo l'hanno comunque giustiziata, hanno scoperto che è una pazza, porco zio. Oh, lo apro, lo apro, lo apro. E è molto, molto pornografico questo titolo. Le vergini cavalcano la morte. Non lo so. Io sono forse malizioso. Ci vedo una scena pornografica in questa cosa. L'ho comprato 2 euro su Amazon. Lo trovate ancora, se volete. Per rimpinguare la mia collection di film horror. Poi. Ecco, questo non è off topic, cioè questo non era off topic, questo è off topic, è uno dei miei film preferiti di Natale. Io amo il Natale, mi piace il Natale, non sono cattolico, non faccio il presepe, ma mi piace il Natale, mi piacciono i regali, le cene di Natale,
Mi piace l'albero, mi piace Babbo Natale, mi piace Babbo Natale buono e mi piace Babbo Natale cattivo. Mi piace il Krampus, i Krampus, mi piace il film Krampus, mi piacciono i film di Natale, che ne so, i Due Mani di Forbice, o tutti i film di Natale Rosso Santo, non so, tutti questi film qua con i Babbi Natali cattivi, Black Christmas, eccetera. E questo film di Natale non è horror, è un off topic, ma ve lo faccio vedere lo stesso. È uno dei miei film preferiti. Io piango, piango tantissimo. L'ho comprato perché io ce l'ho già in DVD questo, ma la mia Xbox maledetta non legge bene alcuni DVD un po' datati. E quindi ho detto, vabbè, ma tanto a me piace così tanto questo film che lo voglio in Blu-ray. L'ho comprato in Blu-ray. La vita è meravigliosa! La vita è meravigliosa! Che dire ragazzi, la vita è meravigliosa? Sì, a volte è meravigliosa, a volte no. Lo apro, lo apro. Vorrei imparare ad aprire senza usare la bocca. Come posso fare? Non riesco, scusate. La vita è meravigliosa. Film recentissimo. No, non è un film recente, è un vecchio film. Su una cosa che accade, una sorta di magia che accade. Che accade a quest'uomo, James Stewart. La versione in bianco e nero rimasterizzata. Sono proprio felice di averlo preso. Contenuti speciali. Restaured, un classico amatissimo. Le fasi di restauro credo ci siano. Ah, bello, i filmati dai parti di fine lavorazione del cast e molto altro. Bello, bello. Molto felice, molto felice. La vita è meravigliosa e io sono felice di averlo preso perché è una versione restaurata per farlo vedere a mio figlio e per rivederlo io. Tutti i Natali voglio vederlo. Wonderful Life. It's a Wonderful Life. Come la canzone. Che non mi ricordo il gruppo, ma una bellissima canzone che avevano rifatto anche i Blue Beaters. E poi, vabbè, questo non c'entra. E poi ultimo, invece qua torniamo sull'horror. Ho fatto un acquisto che proprio ce l'avevo lì da un po', che volevo farlo. Aspettavo che il prezzo del film scendesse su Amazon, ma non è mai sceso. Alla fine mi sono detto, sai che c'è? Io lo compro perché lo voglio far vedere a Jonah. Comunque, ho comprato questo classicone. Che non è rotto, per fortuna. È un classicone. L'ho comprato in edizione tedesca. Perché? Perché non c'era il Blu-ray in edizione italiana. Ma questo ha il doppiaggio e il sottotitolo in italiano. Sto parlando di Fright Night, l'ammazza vampiri. Film bellissimo. Film bellissimo. E penso sia tedesca, sì. 13 euro l'ho pagato, una roba del genere. Insomma, per me è una spesona. Per me è una spesona. Sono molto contento di aver preso questo film. Fright Night, notte di paura, notte di terrore. Traducetelo come vi pare. Vi faccio vedere il malloppo di quello che mi è arrivato oggi. Un po' di film della Digit Movies e i miei acquisti, che sono tre. E li metto in alto. Eccoli qua. Eccoli qua, si vedono. Oh yes. Ti è piaciuto? Vi è piaciuto questo unboxing? Mi sembrava un unboxing carino. Guarda, mi sono arrivato. Oh, che palle, continua a pigliare dentro. Mi sono arrivate queste cose, ho detto, ma sai che c'è? Quasi quasi ci sono tutti gli elementi possibili per fare una live dignitosa.